stato molto bello fare gli esercizi con la scuola Pescara Calcio e così andando avanti miglioriamo, questa è stata una bella esperienza. Se dovessimo quindi non riproporlo in un secondo tempo, voi tornereste tutti insieme? Certo, sì. E di venirci a trovare a Pescara vi farebbe piacere? Sì, molto, anche due volte. In un rapporto di reciproca collaborazione ormai decennale, oggi è sfociata questa collaborazione con questa giornata, una tua sensazione, se è quello che ti aspettavi, come procedono le cose e se vedi o meno entusiasmo nel tuo staff e nei ragazzi che tu rappresenti della tua società? Basterebbe dire sì, tutto straordinariamente bello, no? È un'occasione, una giornata molto molto bella, importante soprattutto per noi, perché come dicevi prima da più di qualche anno cerchiamo di dare spazio ai nostri ragazzini, di fare organizzare delle giornate con il Pescara Calcio, società di altissimo livello. Noi siamo orgogliosi oggi di potervi ospitare e credo che sia una giornata che anche i ragazzi ricorderanno. Coinvolgere tutti quanti, tutta la scuola calcio, tutti i studi giovanili della nostra società è stata un'occasione veramente unica e spero che non sia l'ultima, anzi da questo momento spero che si possa intensificare il rapporto di collaborazione con una società come il Pescara, che per noi è un motivo di orgoglio. Che cos'è che hai trovato di bello nella giornata di oggi? Che cos'è che ti è piaciuto? Che siete venuti voi, che ci avete fatto imparare altre cose. Tu c'è stato qualcosa che non hai mai fatto con gli allenamenti di oggi? Sì. Quindi qualcosa di nuovo c'è stato in questa giornata? Sì. Il mister tuo come si chiama? Lorenzo. Lorenzo. È il mister del Pescara, no? Secondo te sono bravi come il mister Lorenzo? Sì, per un po' di più. Bravo. E invece a te che cosa è che ti è piaciuto? Mi è piaciuto i passaggi che abbiamo fatto là, lunghi, di Sandy, poi il 2 contro 2, è stato bello. Ti è piaciuta questa giornata? Sì, è stata molto bella. Che cos'è che ti è piaciuto in particolare? Quando abbiamo fatto i tiri in porta. Ok. E i mister del Pescara invece come li hai trovati? Bravi, molto educativi, cioè, ci hanno educato bene e ci hanno anche spiegato come fare quando sbagliavamo. Tante cose. E tu, se dovessimo rifare un'altra giornata come questa, la rifaresti volentieri? Certo, sì, io la rifarei volentieri. Grazie per l'ospitalità, ci tenevo a sottolinearlo. Raccontaci tu la sensazione dei tuoi ragazzi e anche del tuo staff in questa giornata che insieme abbiamo messo in piedi. Ma io ringrazio innanzitutto te Alessandro, come ringrazio Angelo Londrillo, come ringrazio Mister Mancini, come ringrazio anche Spartaco Cordella, siete delle persone straordinarie, persone diciamo molto disponibili, persone che comunque ci si può instaurare un certo dialogo, un certo rapporto. Noi anzi ti voglio ringraziare personalmente anche dell'ospitalità che tu hai avuto nei nostri confronti la settimana scorsa, 10 giorni fa, ospitandoci con i primi calci dei piccoli amici al Ravasco e per noi è stata un'esperienza bellissima. Credo che è sotto gli occhi di tutti oggi la partecipazione dei nostri ragazzi e dell'importanza che hanno dato all'evento. Poi voglio dire, come coordinatore, sia te che Mister Mancini, c'è massima professionalità e attenzione e esperienza anche nei confronti dei ragazzi, anche quelli meno, tra virgolette, meno abili. Innanzitutto le sensazioni sono positive, la società, il Mirabello, ci ha accolto nel migliore dei modi e sono organizzatissimi. Questo campo già lo conoscevamo perché eravamo ospitati ai tempi dei tornei del Corpus e stanno vedendo tutto bene, siamo contenti, i ragazzi hanno risposto con entusiasmo, stiamo lavorando con 180 ragazzi, quindi questo ci deve dare consapevolezza di quello che stiamo facendo, tutti gli allenatori si stanno mettendo al servizio delle società affiliate e questa è una cosa bellissima per quanto riguarda il lavoro della Pescara Calcio. Io dico sempre che questo deve essere un momento di divertimento.
momento dove il ragazzo deve pensare a migliorare la tecnica, a migliorare se stesso e senza avere la paura di dover sbagliare, perché durante la settimana un ragazzo può anche vivere, chiamiamola tra virgolette, la tensione, il timore del giocare e dello sbagliare. Invece questo momento dell'allenamento deve essere un rapporto one to one, ragazzo pallone, dove lui deve essere libero di fare tutto quello che vuole e attraverso il gioco deve imparare. Questa esperienza di oggi, cos'è che ti è piaciuto? Raccontaci. Specialmente mi è piaciuto l'esercizio 1-2 perché a me piace sempre dribblare gli altri giocatori. Le altre esercitazioni che abbiamo proposto con lo staff del Pescara sono esercitazioni che di solito fate all'interno della società o c'è qualcosa che ti è anche sembrato nuovo nel metodo di lavoro? Allora, quello che mi è sembrato nuovo è stato l'esercizio con lo slalom con i due difensori che si passano la palla e invece l'esercizio con l'1-2 lo faccio anche in allenamento frequentemente. Che cosa che ti è piaciuto di più di questa giornata? Uno contro uno? Pure a me uno contro uno. E a te? A me tutto. Tutto? Ma i mister del Pescara, no? Qua rispondete che sono stati bravi, si sono comportati bene? Sì. Come si chiama invece il vostro mister? Del Mirabel? Pure lui si chiama Alessandro, il mister del... Antonio. E invece il tuo mister? Gianguido. Sia Antonio che Gianguido sono bravi anche loro? Sì. Ma voi da quanto tempo è che state al Mirabello? 2 anni. Alessandro? 2 anni? Circa un anno. E invece il vostro responsabile, quel signore che si chiama Nicola, ma è bravo Nicola? Sì. Sicuro? Lo sapete che non si dicono le bugie? Avete detto la verità? Sì. Qual è stato anche il loro sentore far questa esperienza al proprio figlio, visto dall'adulto e quindi dal papà o dalla mamma del bambino che ha partecipato? Allora io ti racconto solo un aneddoto. Qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, 3 anni fa circa, con il responsabile Angelo Lottimo organizziamo una giornata sua a Pescara. Vi dico solo che a fine allenamento tutti i genitori dei vostri ragazzini organizzarono un buffet, cosa che è rimasta nella mente. È un segnale importantissimo per me. Personalmente c'ero io, quindi l'ho visto in prima persona. E la disponibilità dei genitori, dei ragazzi del Pescara, la disponibilità di Angelo, la disponibilità di tutto il Pescara è stata talmente tanta che non si può rinunciare a una collaborazione del genere. Di solito è il contrario. Per quanto riguarda i nostri genitori, i genitori dei nostri ragazzi, li devo ringraziare perché ogni qualvolta proponiamo qualcosa, in particolar modo con il Pescara Calcio, mandano i ragazzi senza nessun dubbio, quindi siamo consapevoli di poter contare su un gruppo di genitori molto ampio, di tutte le categorie, molto disponibili, e questo ci fa stare tranquilli, ci fa lavorare bene e ci fa organizzare tutto nel miglior modo possibile.